Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Oggi, con il solito ritardo che purtroppo contraddistingue le mie recensioni da un po' di tempo a questa parte, spero vivamente di riuscire a essere un pochettino più preciso nell'immediato futuro. Insomma, oggi parliamo di Space Hulk Tactics, gioco che abbiamo recentemente finito. Allora, perché vi ho portato questo gioco prima di tutto e come l'ho scoperto? Beh, in questo caso è presto detto. Mi sono reso conto già da un po' di tempo che sul canale vanno molto bene, nel senso che li apprezzate molto strategici e gestionali, e questo gioco è uno strategico, perciò ha subito drizzato la mia attenzione, perché a me questi giochi piacciono, a voi piacciono, e quindi faccio... sono molto contento di portarveli sul canale, diciamo così. E l'altra cosa è che questo è un gioco ambientato nel mondo di Warhammer. Nello specifico è un gioco ambientato nel mondo di Warhammer 40.000, la versione futuristica, e ancora più nello specifico questo gioco qui è la trasposizione videoludica, una delle, perché ce ne sono state altre, una delle trasposizioni videoludiche di un gioco da tavolo che si chiama appunto Space Hulk. A differenza di tanti altri giochi della Games Workshop, cioè della ditta che ha fatto Warhammer, Warhammer 40.000, Space Hulk, Blood Bowl, Mordheim, eccetera, e tanti altri giochi un po' secondari, questo è un gioco a cui non ho mai giocato nella versione fisica da tavolo. Gran parte degli altri invece sì, sia quelli principali ho giocato a Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, ho giocato a Blood Bowl, ho giocato a Mordheim un paio di volte, ma non ho mai giocato a Space Hulk. Ok, quindi parto da una sostanziale non conoscenza del sistema di gioco. Conosco l'ambientazione, ma non il sistema di gioco vero e proprio. Quindi, da questo punto di vista, vi premetto che non posso dire esattamente quanto questo gioco sia fedele al gioco da tavolo vero e proprio. Non so neanche, in caso lo sia, a quale versione del gioco da tavolo sia fedele, perché ne sono state fatte un po'. Space Hulk non è lo stesso dagli anni 90. Per capirci, decennio in cui mi pare sia uscito, ma potrei sbagliarmi. Quindi da questo punto di vista non vi posso aiutare, ragazzi, c'è sicuramente qualcun altro che potrà dire meglio di me, ci sono tanti forum e tanti siti che si occupano molto del mondo Games Workshop, perciò vi rimando a quelli in caso voleste sapere se questo gioco è fedele al gioco da tavolo. Per quanto mi riguarda, me ne importa fino a un certo punto. Quello che avevo voglia di portarvi è un bel gioco strategico con ambientazioni di Warhammer 40.000, perché so che questo è il secondo fattore, so che i giochi ambientati nel mondo di Warhammer vi piacciono generalmente parecchio, quindi insomma mi trovo davanti strategico di Warhammer 40.000, insomma direi che è un gioco da portare, ok? Ora, il primo impatto col gioco non è stato dei più facili. Come mai? Perché questo gioco è piuttosto macchinoso e richiede un'alta concentrazione e un'alta conoscenza delle dinamiche di gioco. Perché, e l'avete visto in continuazione lungo tutta la serie, soprattutto all'inizio ma anche verso la fine, che basta un errore e potrebbe andarti a carte 48 tutto quanto. Ora, io ho giocato con i Marine, ok? Con i Blood Angels nello specifico, che è un capitolo di Space Marine. Questo gioco è ambientato all'interno di quello che si chiama Space Hulk. Che cos'è uno Space Hulk nell'ambientazione di Warhammer 40.000? È praticamente una sorta di cumulo di relitti spaziali che tendono col passare del tempo, siccome sono molto grandi, a fondersi insieme quando si incontrano nell'atmosfera. Pensate a delle navi distrutte che vagano nello spazio, pensate a dei pezzi abbandonati di nave, insomma tutte queste cose che col passare del tempo, girando per la galassia, tendono a incrociarsi, ok? Quindi con forze magnetiche o gravitazionali o con altre cose tendono a stare insieme, a formare un conglomerato confuso e folle di pezzi di navi diverse. Infatti nel corso della campagna abbiamo incontrato pezzi di nave imperiale, pezzi di nave Eldar, pezzi di nave degli orchi, e sono diverse l'uno dall'altro, quindi diverse sezioni dello Space Hulk possono avere delle grandi pericolosità strutturali, ok? E le abbiamo viste queste cose, ma la minaccia classica degli Space Hulk sono i Genestealer. I Genestealer sono una specifica specie all'interno dell'universo tiranide. I Tyranid, detti in inglese, sono una razza aliena che sono
praticamente dei distruttori di mondi, ok? Sono i classici alieni dell'immaginario, le hanno riprese un po' da quelle, mangiano qualunque cosa si trovano di fronte e praticamente distruggono tutte le riserve naturali, tutte le risorse su cui riescono a appoggiare i loro artigli e poi passano a un nuovo mondo tramite queste navi alveare, ok? Perché i Genestealer si ritrovano sullo Space Hulk? Perché i Genestealer in molti casi sono l'avanguardia dell'arrivo di un'invasione tiranide o sono i svolgono praticamente il ruolo degli esploratori, ok? Stando all'interno dello Space Hulk, possono imbattersi in nuovi pianeti. Lo Space Hulk potrebbe cadere del tutto o parzialmente su un pianeta e quindi i Genestealer al loro interno costituiscono l'avanguardia di una futura invasione tiranide. Una volta in loco, chiamano l'alveare principale tiranide che poi attaccherà quel pianeta, ok? La dinamica dal punto di vista dell'ambientazione è quella. Quindi, perché andare all'interno di questo Space Hulk? Perché all'interno degli Space Hulk spesso si trovano delle cose perdute, delle cose che ha senso recuperare, oppure semplicemente ha senso sterminare i Genestealer, ma sostanzialmente non è inviando dei Marine all'interno, i Marine all'interno vengono mandati, come nel caso di questa campagna, per distruggere lo Space Hulk, non per sterminare i Genestealer in senso lato, ok? Nello specifico, nella nostra campagna, questo Space Hulk stava per cadere su un mondo forgia dell'Adeptus Mechanicus, il che avrebbe praticamente distrutto, perché questo Space Hulk era molto grande, e una volta caduto sul pianeta avrebbe fatto ovviamente degli enormi danni, ma i Genestealer si sarebbero liberati sciamando sul pianeta e dato che questo Space Hulk era enorme, insomma, avrebbe sostanzialmente comportato la distruzione del pianeta a lungo corso e Lord Oxenox, l'ordine imperiale che si occupa della ricerca e del fronteggiare le minacce aliene, avrebbe con tutta probabilità dovuto poi usare una cosa che si chiama Exterminatus, ok? Che è un insieme di attacchi pseudonucleari, cose del genere, insomma, con l'obiettivo di radere al suolo completamente un pianeta, di trasformarlo in sostanzialmente in un deserto, senza forme di vita di sorta, ok? Quindi, questa è l'ambientazione. La nostra missione era quella di distruggere lo Space Hulk, quindi inviati questi marine all'interno in armatura Terminator, perché all'interno dei cunicoli della nave possono subire ogni genere di attacco e l'armatura Terminator è la più potente a disposizione dei marine, e quindi capite che una squadra da 5 deve andare corazzata come non mai all'interno di uno Space Hulk, che i Genestealer sono molto, molto pericolosi, sono veloci, sono molto forti, sono molto aggressivi e si muovono in sciame, in maniera coordinata, praticamente. Ok. Dicevo, noi abbiamo fatto la campagna dei Marine, ma c'è anche la campagna dei Genestealer, che fino a questo punto non ho fatto, ok? Stavo pensando se portarvela in live, ma mi avete dato dei sentimenti, dei pareri contrastanti. Qualcuno era interessato, qualcuno no, quindi alla fine sono rimasto un po' col punto interrogativo. Non so se ve la porterò in live, ma questa cosa andava menzionata per dire che non ho giocato alla campagna dei Genestealer, sto parlando di questo gioco solo dal punto di vista della campagna degli Space Marine, che però è quella più rappresentativa dal mio punto di vista, ok? Le dinamiche dei Genestealer comunque sono ben visibili perché è trasposto dal gioco da tavolo, quindi si vede anche come si muove il giocatore che tiene i Genestealer, ok? Perché nel gioco da tavolo uno tiene i Marine, uno tiene i Genestealer, ovviamente, ok? Ora, la campagna è andata avanti con delle certe difficoltà da parte mia. Gli obiettivi si susseguivano, ce n'erano anche qualche obiettivo secondario, ok? Che io all'inizio ho un po' evitato, ma poi ho cercato di fare perché comportava la possibilità di acquistare dei potenziamenti per la squadra che mi facevano molto gola, perciò ho voluto farli quando era occasione, anche perché comunque qualche volta offrivano delle esperienze di gioco un pochettino diverse che lì per lì non volevo perdermi, ok? Poi delle volte l'ho fatto, delle volte no, non sono stato molto costante in questo, comunque molte ne abbiamo fatte e posso dire che ci ho indugiato, diciamo così.
All'interno della campagna il nostro obiettivo, come abbiamo detto, era quello di distruggere lo Space Hulk, ma poi, durante il cammino all'interno dello Space Hulk, abbiamo trovato anche delle altre cose interessanti, delle cose che erano perse, delle reliquie imperiali, degli altri Marine, di altri capitoli che erano stati là, e abbiamo trovato i corpi, abbiamo trovato le comunicazioni radio, abbiamo trovato praticamente il loro lascito, e abbiamo capito che c'era qualcosa di più all'interno, ok? Sostanzialmente però la missione era quella di distruggere lo Space Hulk, e questo è stato l'obiettivo finale, poi alla fine è raggiunto, ok? Qual è però quella che devo dirvi come caratteristica principale del gioco? Non voglio scendere troppo nel dettaglio, ok? Se avete visto la serie avete visto quanto questo gioco è macchinoso, estremamente tattico e perdona pochissimo gli errori, ok? Ne abbiamo già parlato, ma andava menzionato il fatto che questo gioco è estremamente tattico, perché ogni mossa di fuoco, eccetera, va tirato un dado, hai delle caratteristiche di movimento ben preciso, anche quando, ben precise, quando ti giri sprechi uno di movimento, eccetera, quindi il posizionamento delle tue unità sul campo è estremamente importante, e io l'ho fatto al meglio delle mie possibilità, anche alla luce del fatto che ho capito che i Genestealer di fatto sono avvantaggiati nel lungo corso, ok? La partita con i Marine tu devi cercare di vincerla nel più breve tempo possibile. Non ha alcun senso cercare di eliminare tutti i Genestealer, perché le missioni in cui non ne arrivano a ondate in continuazione sono veramente poche. I Genestealer hanno i punti d'ingresso e ne entrano di nuovi ogni turno, non ha senso ucciderne il più possibile, perché continueranno ad arrivare sempre di più, sempre di più, alla fine avranno la meglio. Quindi la tua unica speranza è quella di andare dritto verso la missione, fare gli obiettivi e scappare. Così ho fatto dopo un po', perché all'inizio indugiavo in queste cose e non è stata una grandissima idea, devo dire. Però insomma, avete visto, se avete seguito la serie, come alla fine ho ripreso un pochettino più confidenza, ok? Ma c'è una cosa da menzionare: questo gioco è un incredibile generatore di ansia. Il fatto che sia così tattico, il fatto che sia tu sempre in pericolo costante praticamente, e che i Genestealer tu non sappia in realtà quanti sono, hai soltanto i blip che ti indicano che ci sono, ma potrebbero essere o nessuno, o uno, o due, o tre. E fa una bella differenza, perché uccidere un Genestealer non è poi così semplice. Colpirlo non è così semplice, effettivamente, quindi se ti sono a portata, i Genestealer possono ucciderti direttamente. Tu hai una squadra da 5 uomini, un Genestealer può uccidertene uno in qualsiasi momento, praticamente. L'unica cosa che puoi fare è usare molto bene la tattica e tutte le risorse a tua disposizione. Devi avere un piano, perché altrimenti sei fottuto. I Genestealer sono più di te, sono più veloci e sono più forti in corpo a corpo. Quello che puoi fare è usare la tattica e tenerli a distanza, ok? Tranne in alcuni casi. A dir la verità c'era la possibilità di avere tante armi da corpo a corpo, molto forti probabilmente, ma la realtà è che io mi facevano troppo paura, non volevo andare in corpo a corpo con i Genestealer, vecchio retaggio del mio passato da giocatore di Warhammer, cioè che con i tirannidi non ci devi andare in corpo a corpo, non ce li devi far arrivare, devi usare tutta la potenza di fuoco a tua disposizione, al diavolo le armi da corpo a corpo, usale solo proprio come estrema razio, ma scaricagli addosso tutto quello che hai, vabbè, insomma, vecchia deformazione da giocatore di Warhammer 40.000, probabilmente. Però, insomma, tant'è. Le armi da corpo a corpo ci sono, ma i Genestealer sono più forti di te in corpo a corpo, sostanzialmente. Quindi, è questo. Questo è il modo di giocare. L'ansia, però, è costante, ve l'ho detto. Costantemente tu sei in pericolo, questi cavolo di blip, tutto scuro, non sai che cosa succede, puoi fallire a sparare in qualunque momento, anche se ti sei tenuto con un certo margine, potessi fallire, mi è successo molto spesso, quindi, insomma, questo gioco è stato accompagnato da una sensazione di ansia costante, ma non ve lo dico in senso cattivo. Questo gioco è stato bello che ci fosse questa ansia costante, perché ti fa capire che devi rimanere sempre concentrato, ancora una volta, basta un errore, come nel mio caso, basta dimenticarsi l'allerta di un Terminator ed è finita, il Genestealer arriverà
probabilmente ucciderà il Terminator e tutta la strategia che ti eri messo in mente se ne va a quel paese. Ok? Quindi questa è la dinamica di gioco. È ovviamente più dettagliata di così, ma spero che abbiate visto la serie. Se non l'avete vista, andatela a recuperare, perché ci sono tante piccole cose che potrei menzionare, ma sostanzialmente sono tutte contenute all'interno di questa presentazione generale che vi ho detto, quindi non avrebbe senso dirle una per una, anche perché non c'è molto tempo a disposizione, voglio tenere la recensione al di sotto dei 20 minuti. Detto questo, ragazzi, quindi direi che è il momento di dargli un voto a questo gioco qua. E devo dargli onestamente un 7,5. Ok? Perché ora, le ragioni per cui non gli ho dato di più, perché questo gioco l'ho apprezzato moltissimo, sia chiaro, è assolutamente una promozione da parte mia. Il motivo per cui non gli ho dato un 8 invece di un 7,5 sono sostanzialmente due. Uno, è un gioco molto specifico e molto tattico, ok? Persino tra gli amanti degli strategici questo potrebbe essere un po' troppo. Dipende dai gusti, quindi, ok? È un gioco particolare. Non a tutti potrebbe piacere. Quindi, un gioco così particolare, io l'ho apprezzato, ma effettivamente è anche difficoltoso approcciarsi, non è così semplice. Mi ci è voluto un po' per entrare davvero nelle dinamiche di gioco, ok? Questo potrebbe essere un malus, ma anche un bene, in alcuni casi. Io mi trovo un po' a metà. Quindi ho voluto considerare il fatto che è un gioco di nicchia, non in quanto sviluppo, ma in quanto sistema di gioco. La seconda cosa sono i Crash. Onestamente il gioco, voi ne avete visti pochi di Crash all'interno della serie, però qualcuno ne avete visto. Beh, vi garantisco che off cam ce ne sono stati molto di più. Onestamente gli ho levato questo mezzo punto principalmente perché il gioco crasha molto spesso. E questo è veramente frustrante, dà molto fastidio, soprattutto se succede all'interno di una missione che ti stava andando bene, eh? Mi è capitato un paio di volte di dover riregistrare una puntata per questo, sappiatelo. Quindi, insomma, questa è una cosa che devo tenere in considerazione perché ha intaccato la mia esperienza di gioco. Purtroppo è così. Capita spesso ai giochi di crashare, ok? Di solito non ne faccio particolare menzione, ma stavolta ho dovuto, perché qualche volta ha pregiudicato davvero la mia esperienza di gioco, non la sto buttando là. C'è stato qualche crash, eccetera, cioè capita all'interno dei giochi, ok? Ma questa volta è stato pesantina come cosa, ed è stata pesantina lungo tutta la campagna, anche dopo successive, durante tutta la serie. Il gioco dovrebbe essere stato patchato più o meno 3 o 4 volte. Beh, i crash sono rimasti. Quindi io poi tengo il PC molto pulito, cerco di tenerlo performante da tutte le cose che possono dare fastidio ai titoli a cui sto giocando e portando le serie su YouTube e le sto registrando, quindi ci sto molto attento a queste cose. Insomma, se è capitato a me, temo che capiterà a tantissima altra gente, quindi questo è un malus. E da qui il mezzo punto tolto. Però, comunque sia, gioco molto, molto, molto interessante e un'esperienza positiva. Quindi, consigliato? Io direi di sì, con la giusta attenzione per la specificità del gioco. Dovete capire se vi piace questo tipo di strategico, perché è quasi un sottogenere di uno strategico. E seconda cosa, tenetevi pronti a qualche crash. A meno che la cosa non sia stata risolta da qui a 2-3 giorni, praticamente. Va bene, ragazzi, io direi che per oggi quindi è davvero tutto. Grazie di aver seguito questo video, grazie di aver seguito la serie, se l'avete fatto, se no vi consiglio di recuperarla, e grazie per i commenti che mi lascerete qui sotto. Ditemi che cosa ne pensate, come sempre, di questo gioco, della serie, della recensione, tra virgolette, che state vedendo adesso, e sono molto felice di sentire la vostra opinione. Ok, detto questo, vi direi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, se vi è piaciuta la recensione che ho fatto e la serie che è finita recentemente, e come sempre qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!